Che farete se il prefetto non scioglierà, come forse sembra abbastanza evidente, il Comune di Roma? Quale sarà la vostra linea su questo fronte? Faremo opposizione, faremo questo. Interverremo chiedendo appunto l'aiuto dei cittadini, continueremo a presentare esposti, mozioni, faremo pressione, fiato sul collo. Ormai Marino non avrebbe più alibi. Facciamo quello che abbiamo sempre fatto, perché noi non governiamo. Ancora non abbiamo i voti per governare, ma prima o poi succederà che andremo al governo, ne sono convinto. Però faremo opposizione, come lei sa, una repubblica e un comune funziona anche, soprattutto, se c'è un'opposizione che compie il suo dovere. Senta, lo spezzapollici, ho visto adesso un'ansa, lo spezzapollici della cupola mafiosa romana racconta sulla sua pagina Facebook che lui è un membro del Movimento 5 Stelle. Insomma, è una sorpresa, siete quindi coinvolti anche voi. Incredibile notizia, cioè uno o due anni fa, che non ricopre nessun incarico del Movimento 5 Stelle, ha scritto su Facebook che appoggiava il Movimento 5 Stelle. Questo, insomma, questo per lei è una notizia incredibile. Comunque non fa parte del Movimento. Qualora facesse parte del Movimento, lo prenderemmo a pedate nel sedere. Però guardi che non mi sconvolge, perché non è parte del Movimento, come lei sa. Però d'altro canto, no, immagino, io non lo so, perché vedo l'ansa che immagino, lo racconta, immagino che anche tanti delinquenti che vengono presi per strada voteranno tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle. Come lei sa, questa notizia è una non notizia. Senta, lei diceva, sono sicuro che prima o poi torneremo, prima o poi no, che presto o tardi arriveremo al governo. Le ultime tornate elettorali tra europee e in calo, direi, è stato uno schianto pesante. Totale, crollo. Ecco, sì. Ma il direttorio si pone il problema? Cioè i rapporti con Grillo e con Casaleggio sono fluidi come prima, o non sarà il caso di ripensare un po' la vostra strategia? I rapporti con Beppe sono ottimi, io lo stimo tanto, perché è un italiano che ha permesso a cittadini normali, anche a me che ho speso 144 euro di campagna elettorale, di sedere in Parlamento e mettercela tutta per difendere gli interessi però della collettività. Però gli italiani non vi premiano, Perché... Guardi, direttore, che non ci premiano alle amministrative. Però proprio l'inchiesta romana ci fa capire che se i voti se li comprano con il voto di scambio e con questi inciuci, è per quello che il Movimento 5 Stelle ancora non ne prende tanti, perché non dà niente in cambio per un voto, non diamo niente in cambio per un voto, nulla. Non possono essere solo i brogli però, che fanno vincere. Non ho parlato di brogli, ho parlato di voto di scambio, che è uno dei cancri della Repubblica Italiana, non di brogli. Brogli, se ci sono stati, ne parlava Gramazio, no? Il figlio del pinguino, li valuterà la magistratura. Arrivo subito da Ferrari. Cosa che non dà niente in cambio, perché mi piace. Arrivo subito da Ferrari. Se la ripete. Senta, Di Battista, l'ultima domanda che le voglio fare, anche questa è un po' indicativa, è l'Economist, non so se l'ha già visto. No. Sul suo sito, dovremmo adesso magari anche vederlo, che è intitolato Falling Star, eccolo qua, stelle cadenti, è un'analisi impietosa sullo stato del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo dice che è un po' stanchino e il suo movimento è altrettanto stanco della sua leadership autocratica, questo scrive l'Economist. I giornalisti scrivono quello che vogliono. Quest'estate hanno scritto che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana di Roma perché avevo fatto delle dichiarazioni poi riprese parzialmente anche da Papa Francesco, per cui scriveranno quel che vogliono, lo vedremo alle prossime elezioni politiche. Io volevo che lui ripetesse adesso che Papa Francesco ha parzialmente ripreso una sua dichiarazione. Ma come si fa a dire? Perché no. Secondo me è una notizia questa, tutte le altre. Che lo spezzapollici fosse un 5 Stelle, io l'avevo capito già dalla fotografia. ho evitato di dirlo prima, ma questo che Papa Francesco parla come Di Battista è veramente meraviglioso. Sì. È veramente stupendo. Speriamo che non si fa saltare, perché già abbiamo solo due linee di metro da Roma. Sì. Se poi si fa saltare, se si toglie anche una, altro che povero Marino. Immagino che anche tanti delinquenti che vengono presi per strada voteranno tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle. C'è anche un candidato dei 5 Stelle tra gli arrestati per un sequestro di persona di un imprenditore padovano. Buonasera a tutti voi telespettatori dalla redazione di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli, la cronaca in apertura. In manette un 36enne di Campese, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle di Bassano, accusato d'aver sequestrato e minacciato di morte un imprenditore dell'Alta Padovana. Nei guai assieme a lui un 45enne del Veneziano. Buonasera, sono Botta di Letto. Ho 35 anni e un bar a Sestri Ponenti.
Ho deciso di seguire il Movimento 5 Stelle perché mi sono stufata di questo schifo che c'è intorno a me. Grazie. Arrestata Diletta Botta, consigliera municipale del Movimento 5 Stelle di Genova. Per gli investigatori il bar di proprietà della Botta era in realtà un vero supermercato della droga. Le persone rispondono per loro stesse, al di là delle coperture politiche. Predicano bene e razzolano male, come al solito. A questo punto non si sa più a chi credere, insomma, c'è un po' di marcio da tutte le parti, no? Di vista, cioè giusto, però non sono mai andata, non mi è mai piaciuto andare in quel bar lì, ecco, non mi ha mai ispirato, ecco, tutto qua. Le persone rispondono per loro stesse, al di là delle coperture politiche.